abbiamo il super ospite al telefono di questa serata, Pietro Anastasi, bandiera della nazionale, campione europeo e poi anche poi della Juventus e dell'Inter. Pietro Anastasi, benvenuto a Calcissimo TV, ciao. Ciao, buonasera a tutti, ben ritrovati, ciao. Allora, è un onore, un'emozione per noi poter parlare, disquisire soprattutto di Juventus, perché tu sei bianconero dalla testa ai piedi, di questa Juve che abbiamo presentato a inizio serata come una società che aveva più 7 di vantaggio, con sorrisi, vento in poppa e quant'altro, poi scricchiolie in Supercoppa, perse, gioco che non c'è, insomma, campionato riaperto, è una Juve che potremmo battezzare, tra virgolette, non dico in crisi, ma con qualche preoccupazione in più, Pietro? Beh, sicuramente, insomma, non è, la Juventus sta giocando molto bene, insomma, in testa alla classifica, però il gioco certamente non è dei migliori. Beh, può capitare, però, insomma, è ancora in testa, insomma, ha perso qualche passo e poi soprattutto, insomma, dobbiamo dire che c'è ancora qualche giocatore come Pjanic, no? Che ancora non si è adattato, non si è inserito bene. E però siamo quasi a febbraio, Pietro. Questo giocatore qua. Pietro, qualche giocatore, sì. Giustamente, come dici tu, non si è ancora adattato, l'allenatore ancora non ne ha trovato la giusta collocazione, al netto anche di certi infortuni, però siamo quasi a febbraio, quindi insomma. Andrea De Boni aveva una domanda per te. Buonasera, la Juve ha fatto tanti cambiamenti negli ultimi anni ed è sempre riuscita più o meno a sopperire alle cessioni che ha effettuato. Però le volevo chiedere, quanto manca Pogba a questa Juventus? Perché la sensazione è che su Pogba forse è stato fatto un errore di valutazione a livello tecnico. Primo anno sicuramente no, se Pogba del primo anno alla Juventus da titolare sicuramente manca tantissimo, ma l'ultimo Pogba che abbiamo visto, infatti, non è che stia giocando molto bene neanche in Inghilterra. Insomma, è un giocatore che costa 110-120 milioni e gioca un po', sembra un giocatore qualunque, almeno io ho visto le partite del Manchester United, insomma, non è che brilla tantissimo. Io non penso che sia questione di che manchi Pogba, solamente manca qualche cosa di un giocatore che abbia quella personalità che dovrebbe avere Pjanic, ancora non. Poi dobbiamo dire anche che c'è stato Marchisio che è stato infortunato, che è stato un po' di mesi fuori, adesso sta accusando anche lui un po' di crisi. Insomma, però ragazzi, cioè, ci lamentiamo, l'anno scorso vi ricordate la Juventus dove era, come è iniziato il campionato. Adesso un po' di crisi può capitare, adesso però siamo ancora in testa. Se dovesse vincere la partita col Crotone si trova sempre con 4 punti di vantaggio. Pietro, c'è qui in studio Fulvio Collovatti che dovrebbe averti marcato, che ti saluta, adesso ti fa la domanda. Quando... Adesso non mi ricordo se l'ho marcato nella Juventus, nell'Inter o nell'Ascoli anche, perché poi Pietro ha giocato fino agli anni 70. Dappertutto mi sa che ci hai mai marcato. Ecco, ti ha marcato ovunque. Come ti marcava Collovatti? No, ma lui era un forte centrale. Era un tipo rapido e cose, però lui mi sapeva insomma, tenere abbastanza a freno, non è che abbia fatto tanti gol contro di lui, forse qualche gol, adesso non è che mi ricordo tanto, e se non mi ricordo vuol dire che ne ho fatti pochi. No, io volevo chiedere, da attaccante, ecco, volevo chiederti di Dybala, un tuo collega di Nazionale, Roberto Boninsegni, è stato molto, molto crudo con Dybala, definendolo un giocatore... come posso dire, non da trasferta, nel senso che quest'anno in trasferta è stata una delusione. Tu cosa ne pensi? Beh, Fulvio, sai, è un ragazzo che, insomma, che è venuto alla ribalta adesso, cioè, è da un anno che è alla ribalta, perciò insomma, tutta l'attenzione adesso è tutta su di lui, soprattutto per quello che si dice in giro, dovrebbe andare a Real Madrid. Io penso che era caratteristica alla Messi, cioè adesso facciamo il dovuto rapporto, diciamo, rapporto tra uno e l'altro, perché insomma, però questo qua ha le qualità per diventare un Messi, un futuro Messi. Certamente l'ultima partita che ha giocato malissimo, però ragazzi, questo ha 22-23 anni, insomma, lasciamo un po' esplodere, non possiamo criticarlo. Certo. Per me è un fuoriclasse, diventerà un fuoriclasse e sicuramente sarà uno dei più forti giocatori d'Europa e del mondo. Dipende solamente da lui, perché le qualità ce l'ha. La testa fino a questo momento ce l'ha a posto, e ciò penso che possa diventare un grande.
I problemi presunti della Juve, che potremmo anche tratteggiare grazie alla regia col cartello numero 3, Pietro, sono affiorati nel corso della stagione, non dico in maniera inaspettata, ma insomma in un infortunio di qua, un malumore di là, un problema tattico di là, la Juve si trova con le ali basse, con gli esterni non troppo competitivi. Condividi questa analisi o è esagerata da parte mia? No, non è esagerato, però cioè, io mi meraviglio di cioè, lì c'è Colovati, sta benissimo, insomma, ai nostri tempi, diciamo così, quando si giocava, cioè, c'era un infortunio, si stava fuori una settimana, due settimane. Adesso ci sono dei giocatori, Dani Alves per esempio, è due mesi che è fuori rosa, è infortunato, ma non si sa che infortunio ha avuto, cosa ha. Piazza, anche lui, è stato fuori due mesi. Cioè, ai nostri tempi si stava fuori due settimane massimo, cioè adesso si sta, non lo so il motivo di questi ragazzi che stanno fuori così tanto, verissimo. È inspiegabile. Sta di fatto che comunque la Juventus sta subendo più gol forse del previsto rispetto alla ogni campionato poi è diverso dall'altro, rispetto alla curva in crescendo della scorsa stagione con una partenza a super handicap, adesso però tutto quanto si giocherà verosimilmente in Coppa dei Campioni, dove poi il risultato sarà figlio di scelte successive. Chiedo cortesemente alla regia di rimandare il cartello dei problemi della Juve, che io ho tralasciato perché stavamo parlando di altro. BBC non più perforabile. Ma quanto c'è colpa di Allegri in quello che sta succedendo, magari nel non valorizzare alcuni giovani, o quanto in realtà la situazione sia a prescindere dall'allenatore? Ma bisogna dire sempre che insomma, in campo ci vanno i giocatori, cioè non è che ci va l'allenatore. Sicuramente in questi ultimi tempi, diciamo così, Allegri ha avuto le sue colpe, alcuni cambi non che sono stati fatti ad hoc, cioè sono stati degli sbagli. Non ho fatto certe volte giocare magari la formazione tipo, che insomma, almeno quella che si ritiene tipo, la formazione tipo non mai, certe volte non ho fatto giocare, ci sono stati dei cambi abbastanza sbagliati. Però può capitare questo, però che il campo sono i calciatori, insomma ci vuole anche la Juventus, diciamo così, tutte le partite che ha perso, le ha perse abbastanza male, soprattutto a Genova. Perciò malgrado si sia perso a Genova e si sia perso anche l'ultima partita a Firenze, cioè si potevano pareggiare queste partite, perché anche giocando male ci sono state le occasioni per pareggiarlo alla fine della partita, ci sono sempre state. E questo che sta mancando adesso la Juventus è proprio quella grinta che quando era sotto reagiva. Ultimamente purtroppo c'è stato questo calo, non so se è un calo fisico, perché contro la Fiorentina sicuramente si arrivava sempre per secondi sulla palla. Ottimista sull'arrivo, arrivo tra virgolette, del sesto scudetto, Pietro, domanda sì o no e poi ti dobbiamo salutare. Arriva questo no, sesto scudetto? No, è logico che la Juventus, ecco, oggi come oggi è la squadra più attrezzata. Però bisogna stare attenti anche alla Roma, che sta giocando molto bene, diciamo così, è molto cinica, perché insomma, abbiamo visto ha vinto a Genoa di un gol di scarto, ha vinto a Udine con un gol di scarto, cioè, questo vuol dire che è un momento che sta andando bene e fa parte del calcio. Questo, e quindi è ancora tutto da giocare, praticamente il campionato domenica, riaperto. Se domenica la Juve vince con la Lazio, rimette tutto a posto, dà un segnale importante, e se non dovesse vincere la Juventus sicuramente se cominceranno le critiche, ci sarà qualcosa che non quadra. Pietro Anastasi, grazie per essere stato con noi a Calcissimo TV. Un abbraccio. Ciao Pietro. Ciao Fulvio, ciao. Alla prossima. Ciao.